Io volevo dirvi di portare molta fiducia ai nostri angeli interiori e credo che i bambini salveranno il mondo insieme agli angeli. E ora dedichiamo un tributo ad un angelo che ci ha dato tanta allegria nel breve spazio della sua vita, ma ancora oggi. Anche i bambini lo amano, insieme ai suoi amici per cui è il suo caro. L'allegria è una medicina per il corpo e per l'anima. Perciò questo è stato un angelo, ma anche un bravo medico. Una canzone e un minuto di gioia per Massimo Troisi. Una scarpa sarda sola, compare.
Ecco, la poesia che vi leggo fa parte di quella realtà che è stata incoraggiata proprio da Paola Giovetti, che mi ha tenuto a battesimo, forse lei l'ha ascoltata e forse anche qualcuno di voi, però ogni volta ha una forza che esce fuori appunto dalle nostre cellule, per cui la considero rilevante. Fa parte appunto di questo libretto che ho scritto e che presento sempre con pudore, con lo stesso pudore con il quale vi leggo questa poesia, nella certezza però di essere utile a qualcuno. Si chiama Quante volte. Quante volte hai riposto la speranza in ciò che gli altri pensano di te? Riappropriati di te, guardati dentro. Quante volte ti sei disposto ad amare, pronto a fare scempio della tua essenza divina? Riappropriati di te, smetti di ucciderti. Quante volte hai pensato che l'ingiustizia ti perseguitasse e ossessivamente ti sei visto braccato dalla peggiore delle sorti? Riappropriati di te, non prenderti sul serio. Quante volte ti sei immaginato perduto, o in miseria, o in galera, o morto? Riappropriati di te, l'ansia è della tua mente, non della tua anima. Quante volte ti sei considerato debole e impotente di fronte alla sofferenza altrui? Riappropriati di te, se non diventi subito forte, non puoi aiutare nessuno. Quante volte ti sei rifugiato nel sogno, assaporando un amore fantastico e impossibile che ti desse respiro per un attimo e ti rendesse estraneo alla realtà? Riappropriati di te, ferma il tuo pensiero. Quante volte ti sei ritenuto incapace e ti sei condannato e ti sei assolto per ricondannarti ancora? Riappropriati di te, sospendi il giudizio. Quante volte hai sofferto perché hai creduto veramente di essere mediocre, fragile, pauroso, stupido, malato e indegno d'affetto? Riappropriati di te, tu sei vita eterna. Riappropriati di te, non ti conosci ancora. Guardati dentro, smetti di ucciderti, non prenderti sul serio. L'ansia è della tua mente, non della tua anima. Se non diventi subito forte, non puoi aiutare nessuno. Ferma il tuo pensiero, sospendi il giudizio, tu sei vita eterna, riappropriati di te. Grazie. Thank you.